Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Secondo video della nostra rubrica sui cartoni animati. Ho fatto un video solo, ovvero Cara Dolce Kyoko, My Sonic Koku, che è un cartone che ho scoperto quest'estate e veramente mi ha inebriato, mi è piaciuto tantissimo. Chiaramente non è un cartone di quelli che adoravo quando ero un bambino. Quando ero un bambino mi piacevano molto più i cartoni d'avventura, di battaglie, di combattimenti che rispetto a quelli di storie d'amore. Adesso crescendo chiaramente apprezzo anche le storie d'amore, quindi mi sono rivisto poi Piccoli Problemi di Cuore, Quasi Magia Johnny. My Sonic Koku è diventato in breve il mio cartone d'amore preferito, il migliore secondo me. È chiaro che però il cartone che più amo nella storia, quello che mi ha rubato il cuore, quello che rimane per me l'emblema, la gemma di tutta la mia carriera da visionatore di cartoni, rimane Dragon Ball Z, ragazzi. Parliamoci chiaramente. Dragon Ball Z per me è la più bella opera che è mai stata fatta su un cartone animato. Faccio questo video perché purtroppo è appena scomparso Toriyama, l'ideatore di Dragon Ball. E la cosa mi ha rattristato, non lo sapevo, l'ho visto ieri mattina. Mi ha rattristato perché pochi mesi fa avevo visto che stava lavorando all'ultima opera di Dragon Ball in cui aveva detto che si sarebbe cimentato, ovvero un Dragon Ball che andava a narrare le avventure di Goku prima di Dragon Ball 1 e per il quarantennale della serie Dragon Ball. Io sono contento perché praticamente Dragon Ball è nato nel 1984 come me, quindi abbiamo la stessa età, quindi mi sento anche, diciamo, fortunato ad avere la stessa età del cartone mio preferito. Io Dragon Ball come l'ho scoperto? Ho scoperto Dragon Ball perché avevo preso dei fumetti negli anni 90 e avevo visto alcuni spezzoni della storia, dell'avventura di Dragon Ball Z, però non ero riuscito bene a contestualizzarli perché erano dei fumetti isolati. Chiaramente poi compravo riviste di videogiochi già dal 1996 e vedevo sempre lettere di Dragon Ball, messaggi di Dragon Ball sulla posta delle riviste che leggevo. Vedevo le immagini di Goku, vedevo i giochi di Dragon Ball pubblicizzati su queste riviste di videogiochi e dentro di me pensavo, cazzo, sto Dragon Ball c'ha un successo enorme, possibile. Parliamo nel 96 che poi è stato l'anno di uscita di Dragon Ball GT. Quindi dentro di me pensavo, cavolo, ma sto cartone deve essere proprio bello. Peccato che in Italia non c'era la tecnologia, nessuno sapeva cos'era Dragon Ball, era stato trasmesso a fine anni 80, ma non l'aveva visto praticamente nessuno. Non mi dimenticherò mai la pubblicità di Mediaset che diceva sta arrivando il cartone più incredibile della storia, quello e quell'altro, e pubblicizzavano nel 1999 l'arrivo di Dragon Ball. Beh, ragazzi, devo dire che già dalla sigla, dalla musica, mi piaceva tantissimo la sigla italiana. E disse dentro di me, ma questo me lo devo vedere, sto cartone. Ragazzi, le prime puntate non mi fecero impazzire più di tanto. Goku piccolino che conosce Bulma. Poi da là però fu un crescendo di emozioni e già Dragon Ball 1 per me fu un'opera straordinaria. Dragon Ball Z è andata a migliorare in tutto e per tutto quello che era Dragon Ball 1. Parliamo di inizio anni 2000. Iniziò questa lunghissima avventura perché Dragon Ball Z, ragazzi, non dimentichiamoci che è composto da 266 episodi. Iniziò questa avventura fantastica con la saga dei Saiyan, che ripeto, pure là all'inizio non è che mi aveva fatto impazzire più di tanto. Mi era piaciuta, ma non lo so, quando arrivò Raditz sulla Terra aveva ancora delle riserve. Poi quando arrivarono pure i Saiyan, quindi Vegeta e Nappa, iniziò tutto quel combattimento, allenamento di Goku, la saga di Namek, ragazzi, mi sono innamorato. Cioè per me, e vi ripeto, io ero uno molto scettico. Io adoravo Tartarughe Ninja, i Power Rangers. Che cazzo mi piaceva? Meoli e Benji. I cartoni dei robot. Kenny il guerriero. Questi erano i cartoni che io adoravo. Ranma. Ero pazzo di Ranma negli anni 90. City Hunter. Per me, arrivare a dire che Dragon Ball ha superato tutti questi cartoni, che erano gemme per me del genere, è stato incredibile. Io le emozioni che ho vissuto con Dragon Ball sono inspiegabili, ragazzi. La cosa assurda fu l'estate del 2000, che noi aspettammo per tutta l'estate questo lunghissimo combattimento con Freezer. Speravo che Goku si trasformasse in Super Saiyan, perché poi si vedeva Goku che si trasformava in Super Saiyan alla fine della sigla. Tutti eravamo vogliosi di vedere questo leggendario Super Saiyan, di cui non si sapeva nulla, non c'erano neanche immagini, perché nessuno aveva internet.
La fregatura quale fu? Io a inizio settembre ricominciai la scuola, le superiori, andavo all'industriale e Goku si trasformò in Super Saiyan qualche giorno dopo. Purtroppo prendevo l'autobus che mi riportava a casa alle 3:30 del pomeriggio, Dragon Ball lo faceva alle 2. Raga, non sono riuscito di primo acchitto a vedere il Super Saiyan e da lì fu tutta una visione spezzettata perché quando non andavo a scuola vedevo qualche puntata, però non lo vidi bene. Solo successivamente ho potuto recuperare negli anni dopo, perché comunque veniva trasmesso di continuo Dragon Ball Z, ho potuto recuperare tutto. Beh, raga, che emozione. Io penso che la trasformazione di Goku in Super Saiyan su Namek, dopo che Krilli viene sterminato da Freezer, è l'immagine più bella di un cartone animato che abbia mai visto, ragazzi, mai visto. Cioè, bellissimo. Incredibile, un'emozione unica. E ancora adesso mi viene la pelle d'oca, rivedendo quell'immagine, la pelle d'oca. Cioè, una cosa straordinaria. Vedere questo guerriero leggendario che si palesa davanti a noi dopo un evento così tragico e vedere come sconfigge Freezer, sta straordinario, ragazzi. Cioè, emozioni uniche e hanno reso Dragon Ball per me Z la serie più bella e incredibile della storia. Da lì l'ho vista tutta quanta. Nel 2006 compro su eBay 266 DVD, 100 euro spesi, comprai 266 DVD non originali, rimasterizzati di un venditore, e poi ho fatto anche un po' la collezione dei DVD originali. Raga, è diventata una gemma per me. La cosa bella di Dragon Ball Z qual era? Le trasformazioni, la tragicità dei momenti, la tensione, la paura, l'ansia. Cose che non si sono viste più nei cartoni. Perché? Perché poi, ragazzi, parliamoci chiaramente, anche l'evoluzione dei personaggi è stata incredibile. Se noi prendiamo Dragon Ball di oggi, Dragon Ball Super con Dragon Ball Z, qual è la differenza? Allora, Dragon Ball di oggi è una cozzaglia di personaggi in stile One Piece, quindi una marea di personaggi buttati là senza entrare nel profondo di nessuno. Trasformazioni banalissime, cambia solo il colore dei capelli di Goku, di Vegeta, cioè i Saiyan fanno trasformazioni strane, ma la cosa che manca proprio completamente, a parte le voci originali dell'epoca, che purtroppo sono state realizzate da persone che sono scomparse poi, sia Goku, sia Freezer, mi sembra anche quello che fa Junior, non mi ricordo se è ancora vivo. La cosa straordinaria, ragazzi, quale fu? Io l'ho sempre detto, i cartoni anni 80, anni 90 di straordinario avevano le colonne sonore. Ragazzi, tutte quelle musiche che sentiamo durante gli episodi e che ti danno la tensione, l'ansia, la paura, ma anche la foga poi, sono realizzate con complessi, opere, orchestre, ma di livello mondiale. Non c'è un cartone di quel periodo che non ha musiche straordinarie, ragazzi. E Dragon Ball era uno dei top. Musiche che ti potresti mettere sul telefono e sentirtele mentre vai in giro, per quanto sono belle. Nei cartoni moderni tutto questo è andato a decadere, le musiche fanno schifo, i doppiaggi non sono fatti bene, i personaggi non hanno lo stesso carisma e quindi si vede che dall'opera originale, gli ultimi episodi, le ultime serie, ragazzi, non sono minimamente coinvolgenti. Io dico, pure voi che avete visto magari solo Dragon Ball Super, andate a recuperare Dragon Ball Z che lo fa continuamente sul 49 e vi renderete conto di quanto era superiore come scrittura, trasformazione dei personaggi, evoluzione, atmosfera con musiche e situazioni ad hoc. Questo è quello che penso io, quindi rimane la gemma, la pietra miliare della mia vita. Poi Toriyama ha fatto anche Dottor Zamperale, ha fatto varie serie di Dragon Ball, però ragazzi, questa rimane la gemma, Dragon Ball Z del mito che è Toriyama. Purtroppo scomparso, non ci potrà dare altri capolavori, ma i tempi sono cambiati, ripeto, tutto quello che si crea oggi, ragazzi, è meno intenso, è bello da vedere e da sentire rispetto a quello che c'era prima. Io vi dico che per me la foga di Dragon Ball Z si è tramutata poi in giochi. Io su PlayStation 2 ho tutti i giochi di Dragon Ball che sono usciti, Budokai 1, 2, 3, tutti ce l'ho, ragazzi, per quanto l'ho amato. E vi dico la verità, ripeto, c'è DVD, c'ho i giochi, c'ho tantissima roba di Dragon Ball che rimane nel mio cuore. La cosa bella è che adesso ho 40 anni praticamente e la notte mi guardo Dragon Ball. E ogni volta che ricomincio Dragon Ball Z non perdo tempo e lo guardo. Che significa? Mi ricordo lo faceva durante la pandemia, me lo vidi sempre, lo facevo alle 7 della sera, io tutte le sere mi guardavo Dragon Ball, fermavo tutto, facevo già questo lavoro, bloccavo tutto e mi guardavo Dragon Ball. Ora lo fa a luna di notte, inizia dall'una, finisce alle 2:30, alle 3, alle volte fa 4 puntate, alle volte ne fa 3. Ragazzi, tutte le notti con mia madre ci mettiamo là e ci guardiamo Dragon Ball, pensa un po' tu, una cosa straordinaria. Sta facendo la saga di Freezer, sono su Namek che sta combattendo Goku contro Freezer. E devo dire che me lo rivedo con gioia, con gusto, nonostante so tutto quello che accade, me lo rivedo con gioia e con gusto, mi dà una nostalgia, una gioia incredibile questo cartone.
E vi dico che è straordinario. È straordinario, non mi perdo una puntata. Ieri stavo facendo la live, potevamo fare un'altra gara. Ho detto: no, no, ragazzi, fermiamoci perché Luna devo andare a vedere Dragon Ball. Nonostante che io c'ho il DVD, uno dice: perché non te lo vedi quel DVD? Te lo guardi quando ti pare? Perché non c'ho voglia, ragazzi. Perché là in TV so che ci sta quell'orario. Mi metto là e me lo vedo. Il DVD magari dice: no, ma mo dai, mi metto a guardare Dragon. No, ma mo dai, faccio un'altra cosa. Non me lo vedrei. Quindi è una gioia immensa poterlo rivedere in TV ogni volta che lo rifà. E me lo vedrò tutto, ragazzi. Che poi la differenza qual è? Adesso ti fa 3-4 episodi la sera, tu con 2-3 mesi l'hai finito. Prima ci voleva un anno per finire tutta la serie di Dragon Ball. E ogni puntata era solo 20 minuti e ci mettevi tanto. Quindi era anche frustrante certe volte vedere puntate magari che non erano proprio il top e perdevi tempo. Ragazzi, un'emozione unica. Per me Dragon Ball Z rimane il cartone animato, l'anime più bello che abbia mai visto. Ringrazio Toriyama, come stanno ringraziando tutti i fan di Dragon Ball in questo momento, lo ringrazio tantissimo perché davvero ha cambiato. Non ero un bambino, ero un adolescente, avevo 15 anni quando è uscito Dragon Ball, ma veramente ha dato molto più gusto e molta più motivazione alla mia adolescenza e ad oggi non nascondo che per me Dragon Ball Z rimane il cartone animato più bello che abbia mai visto in vita mia. Fatemi sapere cosa ha rappresentato per voi, ci vediamo nei prossimi video, grazie a Toriyama. Wow!